Beh, cinema, è Tonino Pinto che vi parla e vi augura un buon fine settimana, naturalmente sul grande schermo. E vi parla da Roma in diretta, salutando gli ascoltatori di Radio Free Station, sparsi un po' per il mondo, e un pizzicotto simpatico alla nostra Antonietta, regista perfetta dagli studi di Torino. Insomma, oggi si parla soprattutto di premi, a partire dagli Oscar, ma soprattutto dei David di Donatello, che sarebbero gli Oscar del cinema italiano. Di questo 2017, ecco le cinquine, cioè i cinque nominati finali. 17 nomination ha ricevuto Indivisibili di Edoardo De Angelis, il film delle due gemelle siamesi che ha commosso non soltanto la platea italiana, ma sta commuovendo un po' tutto il mondo. 17 nomination ha avuto anche La falsa gioia, il film Rivelazione di Paolo Virzì. 16 nomination sono andati a Veloce come il vento di Matteo Rovere. 10 nomination a Fai bei sogni di Marco Bellocchio, l'ultimo film di Marco Bellocchio. 9 nomination alla Stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu. 7 nomination a In guerra per amore di Piff. 6 nomination a Fiore di Claudio Giovannesi. Insomma, fra gli attori poi entrano in finale per le nomination Valerio Mastandrea, Toni Servillo, Sergio Rubini, Stefano Accorsi, Michele Riondino. Fra le attrici se la batteranno Valeria Bruni Tedeschi e Michela Ramazzotti, protagoniste della Pazza Gioia, e Angela e Marianna Fontana, le due gemelle del film Indivisibili. Insomma, c'è da dire che spicca il nome fra le attrici non protagoniste nominate al David Donatello di Valeria Golino. Intanto a Los Angeles proseguono, fa parte, anteprime, grandi sarti che vestiranno le attrici sul red carpet, i preparativi in Hollywood Boulevard, la strada dei sogni, per la notte degli Oscar. Insomma, chi non c'è mai stato dovrebbe almeno farlo una volta, andare a passare una vacanza proprio nella settimana degli Oscar, perché vi posso garantire che è un'esperienza da vivere. Intanto perché fra due ali di folla nelle tribune allestite davanti all'ex Kodak Theater, a due passi da Chennai Theater, ci sarà l'ira di Dio. I fan sono già arrivati e dormono la notte nei sacchi a pelo per poter applaudire le star. E insomma, è una grande fiera. Sembra anche una fiera. Sanremo fa ridere perché adesso ci sono anche tutti i fiori che stanno arrivando, poi le statue che verranno collocate, e ogni momento di questo tipo di evento diventa un evento stesso. Ci sono 120 reti televisive che riprenderanno esternamente la manifestazione, che invece ha un'esclusiva con la ABC News americana, e lì dentro non entra nessuno tranne Tonino Pinto, che vi sta parlando, che negli anni, oltre 20 anni, ha seguito gli Oscar per il TG1, per il TG2, per il TG3, ma soprattutto per il TG3, riuscendo a entrare con le telecamere addirittura dentro il teatro, grazie all'amicizia con il premio Oscar Bill Conti, che allora era il direttore d'orchestra, e che io approfittavo naturalmente di questa amicizia per poter avere il permesso di girare alcune immagini. Per l'Italia corre verso l'Oscar come miglior documentario la Lampedusa di Gianfranco Rosi, con Fuoco a mare, che dovrà battersi però con Made in America, diretto da Eza Hazelman, un potente racconto della società americana attraverso la vita dell'ex campione di football O.J. Simpson. Ve lo ricordate? I più anziani ricorderanno questo straordinario personaggio che ha fatto nella sua vita anche l'attore, candidato per l'uccisione, è stato condannato per l'uccisione dell'ex moglie Nicole Brown. Un altro candidato sarà il documentario della regista Ava DuVernay, XIII, che si rifà al 13° emendamento della Costituzione americana per filmare un potente lavoro sul razzismo e la schiavitù. Intanto, tra i film candidati e le attrici, esce sugli schermi italiani, vi consigliamo di andarlo a vedere, interpretata da un'incredibile Natalie Portman, Jackie, che il regista Pablo Larraín dedica con sorprendente realismo alla inedita figura di Jacqueline Kennedy nei giorni che sconvolsero il mondo e la sua vita, che seguirono proprio l'uccisione a Dallas del presidente Kennedy. Il film potente e sconvolgente volta le spalle all'inchiesta, puntando tutto sulla ex First Lady, che viene chiamata a ripeterci che quell'assassinio stava dividendo la storia, un film da ricordare soprattutto per alcuni episodi inediti. Intanto ieri sera
al Chalais Theatre, a due passi dal teatro che appunto ospiterà Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Michael Douglas, Helen Berry, Benicio del Toro e tantissime altre star che sfileranno prima sul red carpet e poi sul palcoscenico, Mel Gibson, nominato agli Oscar per il film Hacksaw Ridge, ha inaugurato con Sylvester Stallone la 12ª edizione del Los Angeles Italia Film Festival, la rassegna di cinema italiano che si svolge proprio nella settimana a ridosso degli Oscar. Un ponte prezioso, è stato scritto dai critici e dai giornalisti accreditati, tra il cinema italiano e Hollywood. Fra i film in vetrina, Non è un paese per giovani, la nuova commedia di Giovanni Veronesi, a cui viene dedicata anche una retrospettiva. Poi ci sarà L'ora legale, il famoso film Rivelazione di Ficarra e Picone. Se non l'avete visto, andatelo a vedere perché è davvero una rivelazione, è anche un campione di incasso. Beata ignoranza di Massimiliano Bruno, Che vuoi che sia di Edoardo Leo, e Piuma del romano con un nome e cognome inglese, Rohan Johnson. Inoltre il festival presenterà anche una retrospettiva dedicata a Marcello Mastroianni. Amici miei carissimi, chiudiamo con un ricordo, consentitemelo, quello per Pasquale Squitieri, scomparso pochi giorni fa a soli 78 anni per una grave malattia. È stato un grande regista, un grande amico, un napoletano di razza, compagno nella vita di Claudia Cardinale. Squitieri ha legato il suo nome a capolavori come I Guappi, girato nel 74, Il Prefetto di Ferro, realizzato nel 77, e Claretta, con Claudia Cardinale, girato nell'84. È stato un regista che ha usato il cinema come una clava per denunciare i mali del Sud. Per Claudia Cardinale è stato l'unico amore della sua vita, per il cinema italiano un lutto profondo ed una perdita. Detto questo, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana con il cinema. State ascoltando, ci avviciniamo sempre di più alla famosa notte degli Oscar che Radio Free Station con Tonino Pinto ed Antonietta da Torino vi racconteranno. Ciao ciao.